Buonasera e benvenuti a Fatti e Misfatti, nuova settimana col nostro presserale per informarvi, per aggiornarvi, per approfondire certe tematiche. Consiste in un intrattenimento telefonico, una conversazione telefonica che facciamo con un personaggio di spicco, ovviamente altamente competente per l'argomento che abbiamo scelto per la serata, in questo caso il porto di Gioia Tauro, che è l'argomento principe per la cronaca della scorsa settimana e anche di questa. Sarà anche questa una settimana importante, ma la scorsa capirete benissimo per lo sciopero che si è protratto per diversi giorni, poi bloccato dalle buone notizie o paventate tali che giungevano da Roma, perché c'è stato questo tavolo romano, ministro delle infrastrutture, il governatore della Calabria Oliverio e quanti altri, quindi avvisaglie di ventate di buone notizie appunto da questo tavolo romano e blocco momentaneo delle attività di sciopero e anche blocchi autostradali tolti. Lavoratori comunque in agitazione, fortemente preoccupati per il loro futuro, soprattutto questo problema, questo nodo esubero. Quanti esuberi in realtà di preciso ancora non si sa e ovviamente va monitorata la situazione e le velleità aziendali. Tra poco l'ospite, un sindacalista, avremo al telefono, ma prima vogliamo ricapitolare un po' quanto accaduto nella scorsa settimana con un paio di servizi diffusi al nostro giornale sul tavolo romano e poi sulla protesta dei lavoratori. È stata sbloccata l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, interrotta stamane da circa 200 portuali di Gioia Tauro in sciopero contro gli esuberi decisi dalla MCT. La situazione si sarebbe momentaneamente calmata grazie all'intervento di Graziano Del Rio. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presidenza del Consiglio, saputo della protesta inscenata stamane, ha infatti immediatamente programmato un incontro per mercoledì 19 alle ore 15 a Roma per discutere con i sindacati CGIL, CISL, UIL, UGL, SUL, parti politiche, Med Center, della situazione del porto gioiese e dei suoi lavoratori. Rimane attivo, tuttavia, lo stato di sciopero fino al giorno 23 aprile. L'astensione dal lavoro da quasi tre giorni è stata attuata per protestare contro i 400 licenziamenti. Il rischio che lamentano le maestranze di MCT in sciopero è quello della morte sociale, perché i licenziamenti previsti danno incertezze per il futuro. Perché è arrivata la convocazione dal ministro Del Rio, una convocazione per mercoledì 19 alle ore 15 alle organizzazioni sindacali, al prefetto, all'azienda e a tutte le parti per riaprire una discussione sulla vertenza in atto. Ci sembra un segnale importante e questo è grazie alla lotta dei lavoratori che continuerà anche nei prossimi giorni, rimarrà comunque la proclamazione dello sciopero, lo sciopero continuerà, però intanto lo sblocco ci sembra un atto dovuto, ci scusiamo anche per il disagio che abbiamo recato, però questo era un atto dovuto e il fatto che ci sia stata l'attenzione nonostante il silenzio delle istituzioni locali. Lo sciopero al porto continua? Certo, lo sciopero continuerà al porto perché la proclamazione, la vertenza non è certamente conclusa, questo è soltanto un passaggio di attenzione particolare che è arrivato da parte del Ministro, ma dal punto di vista dell'azienda, della nostra controparte, ancora non abbiamo ricevuto nessun segnale. Al porto di Gioia Tauro, intanto, le operazioni di trasbordo dei container sono paralizzate. Alte sono state le adesioni, infatti, allo sciopero tra le maestranze tute blu e impiegati della struttura. Una prima fumata bianca dalla capitale per l'avvertenza ai esuberi relativa al porto di Gioia Tauro. Le organizzazioni sindacali hanno deciso di sospendere lo sciopero dopo l'incontro che si è tenuto ieri al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Graziano Del Rio. Alla riunione, presieduta dal capo di gabinetto del Ministero, erano presenti i rappresentanti di FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Mari e Porti, SUL, l'autorità portuale di Gioia Tauro, un rappresentante del Ministero del Lavoro, il prefetto di Reggio Calabria e la Med Center. Si è stabilito che il Ministero svolgerà un ruolo di mediazione nel dialogo tra le parti e tra le linee di azione è stata decisa la riattivazione del tavolo di coordinamento con la presenza delle parti sociali e l'attivazione di un tavolo bilaterale in cui gli incontri si dovrebbero concludere entro il 15 maggio tra il Governo e le organizzazioni sindacali e il Governo e l'azienda. Al tavolo bilaterale
generale si discuterà sul numero dei lavoratori da collocare in agenzia e sulla necessità di adottare metodi trasparenti per la valutazione dei criteri con cui saranno individuati gli esuberi. Saranno infine richiesti alla Med Center chiarimenti sulla rendicontazione che ha portato alla decisione di quantificare in 400 unità il numero dei lavoratori in esubero. A Porta Pia, sede del Ministero delle Infrastrutture, erano arrivati dallo scalo gioiese circa 250 portuali a seguire la vertenza sindacale. Qualche piccolo spiraio dunque si apre per i lavoratori che ieri hanno presidiato la piazzetta antistante il Ministero, accompagnati dal segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, dall'ex viceministro dell'economia Stefano Fassina e dal sindaco di Cinque Frondi Michele Conia, unico primo cittadino della piana di Gioia Tauro, salito a Roma per stare al fianco dei portuali. Da oggi quindi l'attività del porto riprenderà normalmente, ma se le parti in causa non riusciranno a sbrogliare il bandolo della matassa, da qui a un mese la situazione potrebbe tornare a farsi incandescente. Al telefono abbiamo Mimmo Macri, come dicevo in premessa poc'anzi, sul coordinatore portuali. Allora, benvenuto in trasmissione Macri intanto. Buongiorno a voi, grazie per darci voce. Allora, parliamo di questa settimana intensa, intensissima. Parliamo delle due categorie. Intanto, come l'hanno vissuta i portuali, i dipendenti, i lavoratori? Posso parlare in prima persona? Non sono un operaio che è stato il sindacato, ecco. Sì. Quindi la vivo in prima persona e quello che sto vivendo in questo momento è una fase di non credibilità, cioè di non fiducia verso le istituzioni che per anni hanno promesso, e quindi vediamo un'istituzione che è fuori allo scoperto quando è visitata in maniera forte, perché non è la prima volta che scriviamo o cerchiamo l'attenzione della politica. Dopo gli incontri, i tavoli di trattative fatte l'anno scorso, gli impegni assunti, la PQ firmato del 27 di luglio dell'anno scorso, non abbiamo visto più nulla, solo delle promesse, solo gli impegni, e quindi da portuale, da operare portuale, quello che sto vedendo è la continuazione di montagna a questa parte delle parole che si sono dette su Gioia Tauro. Cioè, se mi giro dietro le spalle dell'unica azienda, anzi delle uniche due aziende, IdoBiologi che sta andando male ed è ripresa adesso, e MCP che sta per licenziare, guardo dietro le spalle, vedo il deserto. Quindi so da portuale, devo dare un giudizio a quello che è successo e che si è dato alla politica fino ad oggi, se le promesse nel periodo delle elezioni. Quindi mi hai parlato non soltanto di questa settimana, ma di cosa state vivendo in questi ultimi mesi. Il problema non è che viverla, perché è una cosa che sta accadendo questa settimana. Noi ci portiamo 20 anni, 15 anni, chi più chi meno, 20 anni di promesse e di speranze. Adesso in questa settimana vediamo solo che ci sono 400 dei colleghi, se non noi stessi, che andiamo a finire in un'agenzia del lavoro, e quindi la viviamo malissimo. Certo. Perché andare in un'agenzia del lavoro dove non sai quali sono i tuoi diritti, e ce ne sono alla pari di una giornata dove stai lavorando, non sai quanto è il tuo salario una volta che tu hai basato la tua vita. Certo. Quello che prendevi lavorando, perché noi non stiamo chiedendo assistenzialismo o l'elemosina, noi chiediamo di lavorare, quindi noi abbiamo basato la nostra vita su quello, e quindi c'è gente che ha fatto mutui su quel salario che sta prendendo. Quindi non sapere a che cosa va incontro. No, capiamo benissimo, poi ognuno di voi ha una storia da raccontare. La disperazione prende il sopravvento. Assolutamente. Mimmo, tu hai fatto bene a specificare. Mimmo, mi senti? Hai fatto benissimo a specificare, avrei dovuto farlo io, perché se abbiamo voluto te quest'oggi, proprio perché tu nelle doppie vesti di dipendente portuale, quindi vivi in prima persona quello che sta capitando ai lavoratori, e anche come sindacalista che insomma ha sgomento pure, ma anche tanta rabbia, perché deve porsi al fronte per risolvere tutta una serie di vertenze. Ecco, io adesso chiedo al sindacalista, ai sindacalisti, anche riguardo ai tuoi colleghi, la settimana che avete attraversato sul fronte della lotta, ovviamente. Sì, sul fronte della lotta è quello che abbiamo attraversato. Intanto siamo carichi di responsabilità, come nella doppia veste è maggiore responsabilità, ma
sei una settimana dove hai delle responsabilità, delle pressioni sia a livello territoriale, a livello politico che aziendale, devi mantenere un certo equilibrio dove non rischi di perdere, far perdere tutto, cioè ragionare in maniera intemporale, capire quando è il momento giusto e non farsi intendere quello che stai pensando in quel momento, l'azione che stai facendo, perché in questo momento c'è fiducia da parte dei portuali. Certo. Ed è questo il dramma, perché oggi il portuale non si sente rappresentato al 100%, questo è un dramma, perché certo, non hai certezza, rischi di prendere una decisione che non è quella giusta, non è quella che si può sperare, certo, e far capire che stai lavorando per i lavoratori. E in questo momento il sindacato ha un ruolo e tra i piedi del martello tra le istituzioni che fanno delle promesse, e il sindacato deve prendere anche le decisioni di dover credere in un certo senso alle istituzioni, ma in quel nostro lo vediamo dal tavolo romano. Parliamo dal tavolo romano. Ecco, stavo appunto per chiedere sul tavolo romano, perché poi anche all'indomani avete tolto un po' i blocchi, no? La protesta non è stato più tanto. Il tavolo romano, è spostare la situazione, l'avvertenza da Gioia Tauro al tavolo romano, con il governo che ti fa da facilitatore di mediazione, non lo so che cosa porterà. È in quel momento che c'è anche una parte da parte dei portuali, c'è anche chi ti guarda in modo strano, dice perché ti sposti dall'azienda, perché il governo pensa che in questo momento l'azienda si sia chiusa a riccio di fronte a un accordo, a un'agenzia del lavoro, a un'agenzia per la sospensione di lavoro, per l'educazione del personale, finanziata per 400 portuali, e quindi si è avvicata dietro quel numero. E noi da sindacato e da operai siamo consapevoli, con carta alle mani, che quello che loro danno sono numeri che non sono veri, cioè è di gran lunga minore il numero dei licenziamenti che dovrebbero essere fatti, ma anche licenziamenti, perché stiamo parlando non di assunzione, ma di licenziamenti. Allora, è una sconfitta, però certo, di fronte a 400, sappiamo, siamo tutti consapevoli che non sono 400 i licenziamenti da fare. Allora Mimmo, ancora abbiamo un paio di minuti, andiamo al dunque della questione, anche per capire un po' come vi muoverete come dipendenti, cosa avete intenzione di fare come sindacato nelle prossime ore, nelle prossime giornate. In prospettiva cosa potrebbe capitarvi, capitare? Intanto stiamo cercando di calendarizzare una serie di incontri tra sindacati per avere quantomeno le idee chiare per la settimana prossima, quando andremo al Ministero. Per cominciare questa serie di incontri che il Ministero ci ha detto di fare, nel momento in cui l'azienda ancora si arrocca entro il 15 di maggio non ci dà delle risposte che possono essere accettate quantomeno, allora per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il SUL, per quello che hanno detto tutte le organizzazioni sindacali al tavolo, si riparte con i blocchi. Cioè non è più possibile accettare che un'azienda sia dietro dei numeri e non ci dia in tempo reale la documentazione che noi chiediamo, perché ci è stata data quando vuole lei, ci dà la documentazione, bilanci, tutti i risultati, e quindi la situazione è un po' drammatica. Quindi in questa settimana ci saranno una serie di incontri tra sindacati, ci saranno gli incontri ancora con i portuali, perché dovranno essere sempre avvisati, avvertiti di quello, per tutto quello che succede, bene o male, dovranno sapere a cosa vanno incontro, e nel caso in cui l'azienda si chiude nuovamente dietro quei numeri, non ci resta altro che fare i blocchi, ripartire con i blocchi. Quindi non possiamo dire all'operaio o al collega stai tranquillo, perché tanto t'hanno salvato con un'agenzia che a mio avviso è semplicemente un palliativo per mandarti fuori del mondo del lavoro, oppure, come accade in Calabria, darti un sussidio a vita per accontentarti, perché ci trattano da morti di fame. Ecco, chiaro, chiarissimo, Mimmo. Grazie Mimmo, abbiamo servito il nostro tempo.
Okay. La ringrazio, a presto sentirci. Buone lotte, buone lotte, buona fortuna a te, al sindacato e ai lavoratori. Grazie, grazie. Torniamo in studio, ma giusto per rimandare l'appuntamento a tra un'ora circa dopo il TG con il consueto appuntamento sportivo Tutti in Campo. Questa sera con un ospite particolarissimo, beh sì, la vicina Siderno, ma anche voi un mister, ancora non abbiamo avuto ospite in studio, lo avremo questa sera, il mister alla fascia del Siderno ci fa questa enorme gentilezza perché lui ha difficoltà a spostarsi a tardora, quindi in diretta sarà presente questa sera sul nostro schermo a Tutti in Campo. Grazie e a più tardi.